Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi stiamo celebrando la messa e anche la memoria obbligatoria di Maria, Madre della Chiesa, questo titolo particolare, le cui origini sono da individuare, come vedremo nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, è un pochino oggi celebrato nella Chiesa per l'opera differente e congiunta di due pontefici, uno da poco canonizzato, che è Paolo VI, che nel 1964, al termine del Concilio Vaticano II, ordinò che la Madonna cominciasse ad essere venerata anche sotto questo particolare titolo di Madre della Chiesa, specificando le ragioni che adesso brevemente vedremo. E poi Papa Francesco, che dall'anno scorso ha voluto che questa festa fosse obbligatoriamente celebrata in tutta la Chiesa il lunedì dopo la Pentecoste, in maniera molto significativa, perché sapete che la Pentecoste, abbiamo visto ieri, il momento in cui la Chiesa si è manifestata come tale, quindi prendendo in carico l'opera affidata da Gesù di proseguire la sua missione, di portare a tutti la salvezza, e oggi appare subito che questa Chiesa ha una madre e che ha bisogno di una madre. Voi sapete che nella nostra esistenza la mamma non è un opzionale, la figura indispensabile, perché senza la mamma non abbiamo la vita, senza la mamma non veniamo partoriti, senza la mamma non veniamo allevati e non cresciamo. Allora, Paolo VI diceva una cosa molto semplice, e il titolo di Madre della Chiesa è strettamente legato al titolo di Madre di Dio. Perché? Perché divenendo Madre di Dio, quando la Madonna disse Fiat mihi secondo un verbo tuo all'Arcangelo Gabriele, consentendo all'incarnazione, ella al tempo stesso divenne madre di tutti i discepoli di Gesù. Sapete che San Paolo dice che Cristo è il capo del corpo che è la Chiesa e tutti noi siamo le membra. Allora che succede? Se tu sei la madre del capo, è chiaro che sei la madre anche delle membra. Quindi la Madonna non è diventata nostra madre ai piedi della croce, ma è diventata nostra madre fin dal momento in cui ha accettato di essere la madre di Dio. Da quel momento, attenzione, dicono i maestri di spirito, da quel momento la Madonna si prende in cura di ciascuno dei membri della Chiesa come se non avesse altro da fare, e lo fa con funzioni materne, cioè proteggendo, consolando, confortando, e la mamma dà il latte al figlio, la Madonna non dà il latte fisico, ma dà ciò che il latte significa, che è la grazia, la mediatrice delle grazie, noi la chiamiamo la piena di grazia. Quindi la Madonna non è un optional nella vita della Chiesa, è una presenza che almeno in forma minima, insegna autenticamente il Magistero, deve essere presente, non è come tutti gli altri santi, sta su un piano differente. Quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo invece che cos'è? Il momento in cui la maternità di Maria nei nostri confronti si manifesta, è un po' come la Pentecoste, no? La Chiesa non è nata il giorno di Pentecoste, perché la Chiesa l'aveva già preparato nostro Signore, era già stata prefigurata nell'Antico Testamento, e figuriamoci nella Chiesa, dicono i padri della Chiesa, che Dio l'ha pensato prima ancora di creare il mondo, quindi Pentecoste era già molto in là. Però a Pentecoste la Chiesa si manifesta come tale. Ecco, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, questa maternità di Maria nei confronti nostri si manifesta, cioè ci fa capire, attenzione, la Madonna per essere madre tua e mia, mentre quando ha concepito e partorito Gesù è stata una gioia, è stata un'estasi, ma Gesù era Dio e era santo, noi siamo santi? No. Siamo Dio? No. Quindi per essere la nostra madre ha dovuto partecipare con Gesù all'opera della redenzione, quindi essere presente sotto la croce. Quindi non so se vi ricordate quella immagine dell'Apocalisse, no? Non c'è nelle letture di oggi, quando si vede questa donna vestita di sole che era incinta e gridava per le doglie e i travagli del parto. Oh, mica penserete che la Madonna quando ha partorito Gesù ha partorito come avete partorito voi, che siete quasi tutte donne qui, eh? Non è così. La Madonna non ha avuto i dolori del parto, il corpo di Gesù, perché è stato un parto virginale. Però allora, quando è che la Madonna ci ha avuto le doglie e i travagli del parto? Ecco, per partorire noi, non per partorire Gesù, per partorire noi, sì. E sotto la croce ce lo ha mostrato. Quindi l'essere madre per noi, la Madonna è costata tutte quante le lacrime che c'aveva, è ben peggio che le doglie e i dolori di tutte quante le mamme che sono vissute sul pianeta Terra. Tra l'altro qualche autore, vedete che abbiamo, se avete fatto attenzione, la prima preghiera che io ho detto era una supplica al Signore perché tutti i membri della Terra intera
siano radunati nell'unica famiglia di Dio, cioè nella Chiesa. Questo perché? Perché Gesù, vi faccio una domanda, quando sei incarnato, pensa soltanto ai cattolici o pensa a tutti gli uomini, o vorrebbe raggiungere tutti gli uomini? E la Madonna, secondo voi, è un povero pigmeo che sta, che è sparso, non solo che sta nei pigmei, sta in Australia dove sta, secondo voi, a quello non ci pensa la Madonna? Capito? Dalla maternità della Chiesa si comprende la maternità universale e anche la redenzione universale. Noi siamo fortunati che nella Chiesa conosciamo che Gesù è il nostro Dio, abbiamo i sacramenti, sappiamo chi è la Madonna e che è la Madre di Dio, ma tanti nostri fratelli e sorelle che manco lo sanno, la Madonna, pur se non lo sanno, cerca come può chiaramente di fare da mamma anche a loro, capite? Così come Gesù cerca di far arrivare la salvezza con i modi misteriosi che Dio solo conosce anche a loro. Questo perché è proprio il genere umano che sta a cuore di Dio, ed è per tutto il genere umano che Gesù si è fatto uomo, ed è nei confronti di ogni essere umano che la maternità dolcissima e delicata e fondamentale di Maria si estende. Quindi ringraziamo questa Santa Messa per questo dono del Signore. Capite che la Madonna vuole che questa maternità, e i papi ce l'hanno chiesto, sia riconosciuta. Perché? Perché se io la riconosco come mia madre e la tratto come mia madre, tutto il molto che come madre lei può fare nei miei confronti, io lo andrò a prendere, glielo chiederò, la farò agire, la farò intervenire nella mia esistenza. Se la Madonna rimane una figura lontana, sconosciuta e quasi insignificante, è chiaro che lei rimane mia madre, ma la sua azione nei miei confronti diventa limitata quasi a nulla, perché in tutte le cose c'è sempre bisogno di uno che dona, ma anche di uno che accetta il dono offerto o che lo chiede. Ecco perché è importante celebrare questa festa, ed è importante che ognuno da noi, che facciamo parte, per grazia di Dio, della famiglia di Dio in senso stretto, in senso forte, che è la Chiesa Cattolica, questo titolo sia riconosciuto, e trattiamo la Madonna come vera nostra madre, supplicandola che questa messa, che la sua maternità, sia da più persone possibile riconosciuta, apprezzata, amata e vissuta. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Signore. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, e Maria di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre lì accanto a lei, il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi stiamo celebrando la messa e anche la memoria obbligatoria di Maria, Madre della Chiesa, questo titolo particolare, le cui origini sono da individuare, come vedremo nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, è un pochino oggi celebrato nella Chiesa per l'opera differente e congiunta di due pontefici, uno da poco canonizzato, che è Paolo VI, che nel 1964, al termine del Concilio Vaticano II, ordinò che la Madonna cominciasse ad essere venerata anche sotto questo particolare titolo di Madre della Chiesa, specificando le ragioni che adesso brevemente vedremo, e poi Papa Francesco, che dall'anno scorso ha voluto che questa festa fosse obbligatoriamente celebrata in tutta la Chiesa il lunedì dopo la Pentecoste, in maniera molto significativa, perché voi sapete che la Pentecoste, abbiamo visto ieri, il momento in cui la Chiesa si è manifestata come tale, quindi prendendo in carico l'opera affidata da Gesù di proseguire la sua missione, di portare a tutti la salvezza, e oggi appare subito che questa Chiesa ha una madre e che ha bisogno di una madre. Voi sapete che nella nostra esistenza la mamma non è un'opzione, la mamma è proprio una figura indispensabile, perché senza la mamma non abbiamo la vita, senza la mamma non veniamo partoriti, senza la mamma non veniamo arrivati e non cresciamo.
Allora, Paolo VI dice una cosa molto semplice. Il titolo di madre della Chiesa è strettamente legato al titolo di madre di Dio. Perché? Perché divenendo madre di Dio, quando la Madonna disse Fiat mihi secondo verbo tuo, l'Arcangelo Gabriele, consentendo all'incarnazione, ella al tempo stesso divenne madre di tutti i discepoli di Gesù. Sapete che San Paolo dice che Cristo è il capo del corpo che è la Chiesa e tutti noi siamo le membra. Allora che succede? Se tu sei la madre del capo, è chiaro che sei la madre anche delle membra. Quindi la Madonna non è diventata nostra madre ai piedi della croce, ma è diventata nostra madre fin dal momento in cui ha accettato di essere la madre di Dio. Da quel momento, attenzione, dicono i maestri di spirito, da quel momento la Madonna si prende cura di ciascuno dei membri della Chiesa come se non avesse altro da fare, e lo fa con funzioni materne, cioè proteggendo, consolando, confortando, e la mamma dà il latte al figlio. La Madonna non dà il latte fisico, ma dà ciò che il latte significa, che è la grazia, la mediatrice delle grazie, noi la chiamiamo la piena di grazia. Quindi la Madonna non è un optional nella vita della Chiesa, è una presenza che almeno in forma minima, insegna autenticamente il Magistero, deve essere presente, non è come tutti gli altri santi, sta su un piano differente. Quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo invece che cos'è? Il momento in cui la maternità di Maria nei nostri confronti si manifesta, è un po' come la Pentecoste, no? La Chiesa non è nata il giorno di Pentecoste, perché la Chiesa l'aveva già preparata nostro Signore, era già stata prefigurata nell'Antico Testamento, e figuriamoci nella Chiesa, dicono i padri della Chiesa, che Dio l'ha pensato prima ancora di creare il mondo, quindi Pentecoste era già molto in là. Però a Pentecoste la Chiesa si manifesta come tale. Ecco, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, questa maternità di Maria nei confronti nostri si manifesta, cioè ci fa capire, attenzione, la Madonna per essere madre tua e mia, mentre quando ha concepito e partorito Gesù è stata una gioia, è stata un'estasi, ma Gesù era Dio e era santo, noi siamo santi? No. Siamo Dio? No. Quindi per essere la nostra madre ha dovuto partecipare con Gesù all'opera della redenzione, quindi essere presente sotto la croce. Quindi non so se vi ricordate quella immagine dell'Apocalisse, no? Non c'è nelle letture di oggi, quando si vede questa donna vestita di sole che era incinta e gridava per le donne i travagli del parto. Oh, mica penserete che la Madonna quando ha partorito Gesù ha partorito come avete partorito voi, che siete quasi tutte donne qui, eh? Non è così, la Madonna non ha avuto i dolori del parto per partorire Gesù, perché è stato un parto virginale. Però allora, quando è che la Madonna ci ha avuto le donne i travagli del parto? Ecco, per partorire noi, non per partorire Gesù, per partorire noi, sì. E sotto la croce ce lo ha mostrato. Quindi l'essere madre per noi, la Madonna è costata tutte quante le lacrime che c'aveva, ben peggio che le doglie e i dolori di tutte quante le mamme che sono vissute sul pianeta Terra. Tra l'altro qualche autore, vedete che abbiamo, se avete fatto attenzione, la prima preghiera che io ho detto era una supplica al Signore perché tutti i membri della Terra intera siano radunati nell'unica famiglia di Dio, cioè nella Chiesa. Questo perché? Perché Gesù, vi faccio una domanda, quando sei incarnato, pensa soltanto ai cattolici o pensa a tutti gli uomini, o vorrebbe raggiungere tutti gli uomini? E la Madonna, secondo voi, è un povero pigmeo che sta, che è sparso, non solo per stare in pigmeo, stare in Australia dove stanno, secondo voi a quello non ci pensa la Madonna? Capito? Dalla maternità della Chiesa si comprende la maternità universale e anche la redenzione universale. Noi siamo fortunati che nella Chiesa conosciamo che Gesù è il nostro Dio, abbiamo i sacramenti, sappiamo chi è la Madonna e che è la Madre di Dio, ma tanti nostri fratelli e sorelle che manco lo sanno, la Madonna, pur se non lo sanno, cerca come può chiaramente di fare da mamma anche a loro, capite? Così come Gesù cerca di far arrivare la salvezza con i modi misteriosi che Dio solo conosce anche a loro. Questo perché è proprio il genere umano che sta a cuore di Dio, ed è per tutto il genere umano che Gesù si è fatto uomo, ed è nei confronti di ogni essere umano che la maternità dolcissima e delicata e fondamentale di Maria si estende. Quindi ringraziamo questa Santa Messa per questo dono del Signore. Capite che la Madonna vuole che questa maternità, e i papi ce l'hanno chiesto, sia riconosciuta. Perché? Perché se io la riconosco come mia madre e la tratto come mia madre,
tutto il mondo che come madre lei può fare nei miei confronti, io non dovrò prendere, glielo chiederò, la farò agire, la farò intervenire nella mia esistenza. Se la Madonna rimane una figura lontana, sconosciuta e quasi insignificante, è chiaro che lei rimane mia madre, ma la sua azione nei miei confronti diventa limitata quasi a nulla, perché in tutte le cose c'è sempre bisogno di uno che dona, ma anche di uno che accetta il dono offerto o che lo chiede. Ecco perché è importante celebrare questa festa ed è importante che ognuno da noi che facciamo parte, per grazia di Dio, della famiglia di Dio in senso stretto, in senso forte, che è la Chiesa Cattolica, questo titolo sia riconosciuto e trattiamo la Madonna come vera nostra madre, supplicandola che questa messa, che la sua maternità, sia da più persone possibile riconosciuta, apprezzata, amata e vissuta. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.